E salve popolo di YouTube! Ah, signori, anche questa volta abbiamo avuto dei problemi a registrare. Per motivi che sfuggono totalmente alle mie competenze tecniche nell'ambito dei programmi, il gameplay è venuto tagliato nella parte inferiore. Non so come sia possibile, e tra l'altro ho già registrato due video di Pollo Grigio, perciò anche il prossimo video avrà il problema che la parte di sotto il gameplay è tagliata. Per fortuna è una piccola parte, ma purtroppo quella parte era dove c'era il contatore di Elisir e parte delle carte che gioco nei duelli. Io sinceramente, ragazzi, benché ci avessi speso più di 2 ore per registrare quei due episodi, lo avrei rifatto volentieri, perché voglio sempre offrire il meglio a chi segue questo canale, ma purtroppo Pollo Grigio è una serie in tempo reale, perciò se io ormai sono andato avanti, non posso ritornare indietro. E tra portarvi un video che comunque poteva essere reso meglio a livello proprio estetico e un altro non portarvelo affatto, quindi non farvi vedere come Pollo Grigio se l'è cavata nell'arrivare da un punto A a un punto B, preferisco la prima delle due opzioni, perciò ve l'ho lasciato lo stesso, ragazzi. Spero che non vi amareggiate troppo, perché lo sono già io fin troppo, e speriamo che non capitino più problemi del genere. Buona visione. Signori, eccoci tornati su Pollo Grigio, ormai stiamo facendo solo questo su Royale, a me sta bene, perché è una sfida, dimostrare che si può arrivare ancora oggi a 3000 trofei, e magari anche qualcosa in più, non lo so, ragazzi. Con tanta facilità, tanta neanche pazienza, perché alla fine bisogna solo avere conoscenza delle tattiche di gioco e non ci vuole assolutamente tanto tempo per arrivare a 3000. Lo sto dimostrando ampiamente, essendo quasi arrivato a 1700 in pochissimi minuti di registrazione. Ho fatto anche un off camera che è durato non più di un'ora, è impossibile che sia durato più di un'ora, ma penso di stare esagerando anche a dire che è durato un'ora. Perciò, dopo aver massacrato l'Arena 5, vediamo se arriviamo all'Arena 6. Io ne dubito ampiamente. L'importante è che capiamo quando è il momento di fare l'altro off camera, perché arriverà questo momento e soprattutto se ci uscirà una leggendaria breve, magari questo momento arriverà molto più in là. Qualora non dovesse accadere, la vedo difficile. Andiamo subito sul Royal, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Allora, c'era un po' di roba da aprire e noi andiamo ad aprirla subito. Le notifiche non ci interessano. Andiamo qua ad aprire un baule omaggio per l'appunto. E vediamo che cosa ci dà. 55 di oro, 3 goblin normali, non male. E spiriti del fuoco, non male, non male. Niente di incredibile. Non vedo l'ora, ragazzi, di mostrarvi il baule super magico. Guardate quanta roba ha, ragazzi. Quando lo avremo, faremo un salto di qualità spropositato. Apriamo il baule d'argento. Spiriti del fuoco, lapide, lapide, non male. Vediamo quello d'oro. L'oro non manca mai, 4 bombarolo, 5 goblin lancieri, sgherri e torre infernale. Tra l'altro c'è stato l'ultimo aggiornamento, quindi non è vero che le notifiche non ci interessano assolutamente. Appena si caricherà, un giorno si caricherà, ragazzi. Ah, eccolo qua. Vedete, queste sono le carte che sono state bilanciate, perciò a noi in realtà non interessa nessuna in particolare. Al di fuori della capanna goblin, che è diventata leggermente più debole perché dura di meno, i barbari che si muovono più velocemente, se non sbaglio, attaccano più velocemente. No, attaccano più velocemente, non era possibile che si muovessero più velocemente. La Valchiria attacca leggermente più velocemente. I goblin lancieri attaccano più lentamente ma tolgono di più. E poi vabbè, lo stregone. Lo stregone toglie il 2% di danno in più, che non è tantissimo, ma il raggio del colpo, una volta che esplode la sua palla di fuoco, è molto più ampio. Per il resto le carte non le abbiamo ancora incontrate, quindi non cambierà niente a chi sta guardando la serie per la prima volta su Royale. Allora direi di andare a richiedere sempre la stessa cosa, dobbiamo un attimo andare a controllare. Allora, il deck qui, vi ripeto, mi stava piacendo veramente tanto, quindi io direi di andare a richiedere la scarica. In questo momento la scarica è una carta molto importante da chiedere. Sono contento che il clan pare si stia divertendo. Mi fa molto piacere, io purtroppo non posso partecipare alle guerre da clan e mi scuso sempre per non essere molto attivo. Prendiamo le gemme che sono regalate. Ogni tanto compare questa schermata che io vorrei togliere in tutti i modi, ma non so come fare. Dobbiamo arrivare assolutamente a livello 7, a livello 9, ragazzi. Questo
così da avere più roba nel negozio e partiamo con la nostra prima partitozza. Andiamo. Se ne vincessimo 3, riusciremmo ad arrivare alla prossima arena, ma a noi non interessa arrivare alla prossima arena. Anche perché più ci avviciniamo in alto, più acchiappiamo le mazzate. Vedete, le abbiamo incontrato un livello 7. Iniziamo splittando i goblin, che sono diventati meno veloci ma più forti a fare danno. Vanno più protetti di prima, insomma. Se lui non gioca, io non gioco, ragazzi, perché ho il terrore. Ok, ma gioco perché... Tra l'altro, vedete, ce l'ha talmente alto di livello le torri rispetto ai miei goblin, che me li sciotta, cioè non posso nemmeno fargli danno. Devo usare la scarica, purtroppo. Addirittura, giochi due barili. Mi sa che è sbagliato a giocare così, perché adesso io ti faccio molto male. Perché lui adesso ha spiegato 7, ragazzi. 7 che io ho fermato con 5 di Elisir. Vi prego, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. No, mi sa che non ce la facciamo, perché la torre ha troppa vita rispetto al gigante. Comunque, adesso io provo un altro attacco, ragazzi. Spero di non sbagliare, ma essere aggressivi alle volte è la cosa migliore. Credo che questo sia il momento migliore. Forse no, scarica per bloccarli un attimo. Ti prego, dai un colpo, mongolfiera. Mi sa che non l'ho dato di un millimetro. L'ha dato. Però stiamo acchiappando bei danni dall'altra parte. E vabbè, diciamo che ci siamo portati in parità. Io ovviamente vado con le frecce. Le frecce però me le conserverò per combattere contro l'orda di sgherri. Inutile dirvi, ragazzi, che se i miei goblin lancieri non fossero stati shottati ogni volta, le torri sarebbero a meno vita, anche probabilmente di parecchio, di 200 e passa. Comunque, forse è per questo che li hanno depotenziati, perché sapevano che potevano fare queste cose particolarmente fastidiose. Ragazzi, io provo il colpaccio, Adesso lui mi metterà la torre infernale. Ah no, pensavo mi mettessi la torre infernale. Io ti obbligo a mettermela. Adesso, ok, mi metterà la torre infernale proprio sotto la sua. Guardate, ah no, 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 ok. Sembra non avere dei sir. Ok, quindi si prende danni enormi su quella torre. Ma a noi non importa, perché possiamo bloccare praticamente tutto quello che lui ci butta. Butto qua il cavaliere, che comunque offre una difesa abbastanza utile. Forse ci cade la torre, ragazzi, ma a noi non importa, perché ormai abbiamo decifrato il suo stile di gioco e sappiamo che non può niente contro di noi. Adesso lui giocherà la torre infernale, credo. Prima o poi la giocherai, tanto ti conosco. No, no, no. No, ragazzi, mi ha dato dei problemi il programma. Ho avuto dei problemi serissimi col programma, che mi ha oscurato tutto all'improvviso. Va bene. Tanto tu vuoi fare la torre? E io adesso ti attacco di qua con tutte le mie forze. Vediamo cosa sei in grado di fare. Preparo la scarica contro l'orda di Scherry. Eccola qui. Ok. E abbiamo vinto anche questa bella partita, malgrado l'errore del programma che uso per registrare. Mi dispiace, ma sei stato inferiore sotto tutti i punti di vista e non so perché, ma me lo aspettavo che facessi la faccia arrabbiata. Bella partita, buona fortuna. Umiliato malissimo, ragazzi. Non dico avremmo fatto le 3 stelle se non ci fosse stato il problema del programma che uso per registrare, ma comunque sarebbe stato molto più semplice provarci almeno. Ah, mi hanno donato già 8 scariche, grazie ragazzi. Si batte il ferro finché è caldo, si staranno andando bene in guerra probabilmente. Tra l'altro, arrivare a livello 8, nemmeno 9, ci permette di partecipare alla guerra, no? Partecipando alla guerra abbiamo dei bauli della guerra che sono una cosa spaventosa, ragazzi. Mi pare che vengono dati ogni 12 giorni. Però, raga, non dico che sono un baule super magico, ma sono una buona strada per avvicinarsi a quest'ultimo. Sono molto simile a un baule magico, almeno nelle arene alte. Quindi, effettivamente, stando nelle arene basse, non so quanto i numeri io li stia mettendo nella giusta forma. Vabbè, comunque sembra che qui ci siamo riusciti a difendere in maniera egregia. Guardate, ci siamo difesi in maniera veramente stupenda. Io appunto sul fatto che lui mi sembra un po' aggressivo, oltre che sprecone di Elisir. Perciò, direi di fare così. Sto pronto con la mongolfiera, esatto, io volevo che tu facessi una cosa del genere. Io non la uso ancora sui goblin lancieri, perché vedete, può uscire una bella orda di scheletri. Ti prego, arriva a dare il colpo, lo so che ce la puoi fare, dai, esatto. Così, forse ne dà anche un altro. Perfetto. Ora esplode e tra l'altro mi protegge anche dagli spiriti del fuoco. Sembrano quelle partite proprio fatte tipo nei film. Buona fortuna. Buona fortuna tu. Che qui stava tutto perfettamente calcolato. Non so come giochi tu, ma io calcolo sempre tutto. Ok.
Per esempio, io questa torre, se riesco a fare i calcoli come dico io, te la butto giù. Perché adesso i goblin lancieri, ecco, non vengono colpiti, però tu hai giocato furbamente il drago. Ci sta come mossa. Allora, io dal draghetto non volevo difendermi, ma penso di non avere scelta. No, quella scala... No, aspetta, non è necessario, non è necessario. Ci prendiamo parecchi danni in realtà, ma ne è valsa la pena per fare questo attacco di qua. Mentre invece all'altra parte attaccheremo con cavaliere e mongolfiera. Vediamo se ci usciamo. Vedete, perché lui scioccamente si sta difendendo. Non ha senso, perché vedete la strega ce la fa a buttare giù praticamente tutto. Adesso lui prova inutilmente a difendersi. Una scarica di Kazima gliela butto. Kazima, per chi non lo sapesse, vuol dire di cattiveria gratuita. Olè, e cade giù la torre. Me la sto prendendo però forse un po' con troppa nonchalance, cioè con troppa tranquillità. Devo stare più attento perché poi potrebbe battermi. Anche se ne dubito, non mi sembra un grande giocatore. Guardate che giocate orribili che mi sta proponendo. Vabbè, la torre di là cade. Sì. Usiamo questa in difesa un po' a sfregio. A sfregio e a Kazima è molto simile come discorso. Solo che Kazima è un termine napoletano. E vabbè, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E anche di brutto. E gli diamo anche un bel buona fortuna per sputterlo un po', dato che è stato lui il primo a dircelo. Raga, sembra impossibile, ma una vittoria e siamo nell'arena 6. Che cosa assurda, cioè, veramente, io non ci credo. Un livello 8, raga, questa è la prova del 9. Perché se battiamo anche un livello 8, non so più che dire. Probabilmente ci batterà, ve lo dico molto easy, anche perché lo vedo calmo il ragazzo. Questo basta poco e niente, ci annienta. Un gioco di parole un po' bruttino ho fatto. Non giochi, cioè tu sei livello 8, quindi 3 livelli sopra di me e non giochi. Sei proprio un esempio da seguire. Allora, penso che muoiono. Sì, perfetto, già questa non vi chiede, questa è una cosa bellissima che siamo riusciti a fare. La strega dietro ci sta sempre. Possibilmente gli scheletrini, ok, non supereranno il gigante in tempo. E a noi così piace. Lui probabilmente ha la Valchiria, me lo sento. No, che Valchiria. Ah, ok, c'è la Valchiria. Questa scarica è stata un po' folle, ragazzi. Perché mi sa che anche se gli ho fatto parecchi danni, non riuscirò a difendermi dalla carica del principe. Comunque, principe e Valchiria. Tra l'altro, principe di livello 3. È veramente un'ottima combinazione. Il ragazzo non è debole, ma non è neanche fortissimo. Agliagliagliagliai. Purtroppo, raga, non ce la facciamo perché ho dovuto usare gli sgherri per proteggermi di là. La mongolfiera per fortuna è livello 2, quindi non è livello altissimo. Forse impediamo anche di dare il secondo colpo. No, purtroppo no. Vabbè, raga, ci sta. Che arrivassimo direttamente a quell'arena era ai limiti del possibile come sfida. Però noi con le nostre tecniche ci proviamo fino alla fine. Anche perché questo deck non è proprio ottimo, secondo me. Ha dei punti deboli, non da poco. Mi sembra che non abbia nemmeno le truppe per difendersi in aria. Al di fuori, Aspettate, stiamo un attimo calmi. Vuole prendere anche lo stregone. Non l'ho preso. Lui ha gli sgherri, ha l'orda di sgherri. Quindi se io di qua riesco a fare uno di quei attacchi come si deve, abbiamo risolto. Sono pronto con le frecce. Dai, butta l'orda, lo so che la butterai tanto. Prevade? No, ragazzi! Avete visto di quanto? Di un istante! Io dico buona fortuna, perché questo... Cioè, questo ha proprio sfiorato la sconfitta. Vedete, certe volte Royale è anche questione di fortuna. Magari poca fortuna, però quel tanto di fortuna che ti fa perdere le partite. Perché purtroppo... Qui se riusciva il giochetto, adesso penso che non riuscirà mai più perché lui se lo aspetta. Dai, vai con le frecce. Raga, aspetta lui, però non è stupido. Raga, penso abbia avuto un problema con la connessione. Un problema brutto. Eh sì, raga, mi sa che ha avuto un problema enorme con la connessione, perché non penso volesse fare lo sbruffone, almeno credo. Però questo problema con la connessione potrebbe rivelarsi fatale. Infatti, parlando appunto prima del discorso della fortuna, della sfortuna,
Qui lui potrebbe perdere per questo colpo di sfortuna, perché è stato un bel colpo di sfortuna, tra l'altro. A me basta che vai in hit e abbiamo vinto. Ragazzi, abbiamo vinto. Bella partita. Vorrei che ci fosse il pulsante scusa, perché veramente, cioè, alla fine... Se da un lato abbiamo avuto sfortuna e quindi avremmo potuto vincere, dall'altro siamo stati fortunati che lui ha palesemente avuto un problema con la connessione, perché non penso che bello e buono si è fermato. Qualora fosse stato arrogante, peggio per lui. Qui, ragazzi, si apre un nuovo mondo dall'Arena 6 in su, l'officina del costruttore. Infatti non credo riusciremo a rimanerci molto a lungo, specie se non ci escono leggendarie o robe del genere, perché qui ci sono troppe carte. Abbiamo il mortaio, che portato a certi livelli è veramente una carta fastidiosa, però contro il nostro deck non dovrebbe avere molte speranze, perché abbiamo il gigante che, essendo il mortaio un edificio, lo distrugge. Stesso discorso per la mongolfiera, perciò è fastidioso ma neanche troppo, abbastanza. Parire d'ossa, che non è molto utilizzato da quando lo hanno nerfato tempo fa, però usato bene da giocatori di un certo livello è pericolosissimo. L'estrattore apre un mondo nuovo. Purtroppo ci obbligherà molto probabilmente a usare la palla di fuoco nel deck, al posto delle frecce, praticamente certo, perché se noi non distruggiamo gli estrattori o non li danneggiamo, l'avversario ha vinto. Ve lo dico molto molto easy. Perciò questa carta è quella che dobbiamo temere di più di questa arena. La rete da battaglia pure è un bel fastidio, molto molto fastidioso. La tornado apre un mondo, spero infatti che ci esca, sì, perché comunque la potremmo giocare nel deck. Il golem è un tank 2-3 volte superiore al gigante, secondo me, anche se costa 3 elisir in più. Il tronco che blocca i barili goblin, quindi in questa arena è molto improbabile che ne troveremo. La scintilla, una leggendaria veramente devastante, che però io sconsiglio, perché è veramente facile da fermare con le scariche, gli spiriti del ghiaccio e anche altre cose. In particolare c'è una carta che non permette di essere efficace alla scintilla, perché la blocca completamente. Però quella carta sta avanti nelle arene, perciò non ce ne dobbiamo preoccupare. Sta avanti? Sì, ok, sta avanti. E quindi diciamo che la scintilla la potremo incontrare spesso, perché è molto forte ed è più difficile da bloccare rispetto alle arene successive. Il minatore è la mia leggendaria preferita in assoluto. Se ci uscirà è molto probabile che troveremo il modo di inserirla nel deck, perché con Goblin Lancieri, Sgherri, Mongolfiera e anche, perché no, la strega, si combina molto molto bene, ma dubito che ci uscirà facilmente. Abbiamo un nuovo pacchetto convenienza che io vi consiglio di acquistare ogni qualvolta vedete un baule del re o addirittura un baule del re leggendario. Voi acquistatelo, anche se vedete gemme, acquistateli e fatevi un calcolo, se volete essere certi, della differenza di gemme, che qui purtroppo non ci dà, della differenza di gemme che otterreste comprandole rispetto a quanto costano nel negozio, ok? Perché di solito vi conviene sempre. E queste ragazzi, abbiamo fatto tutto. Il baule e la corona, da quanto tempo sto registrando? Controllo un attimo e vi taglio. Facciamocelo un attimo, è una partita, ragazzi. Anche perché così testiamo se siamo in grado di rimanere a lungo qui. Livello 7. Obiettivo sbloccato. Penso mi abbia dato qualcosa. Dopo vado a vedere. È un buon modo sia per arrivare al baule della corona che per arrivare più avanti. Però, fratello mio, se sei livello 7, devi giocare tu. Con tutto il bene. Grazie. Almeno in questo. Mo' ci acchiappiamo parecchi danni, io ve lo dico. Però. Potremmo anche fare un bel contrattacco. Purtroppo sei stato fortunato assai, perché io non ho gli sgherri. Io vado con una scarica, perché preferirei che non mi desse un altro colpo. Ok. Purtroppo lì la nostra strega fa una brutta fine. No, invece è sopravvissuta. Se avessi azzardato, forse a questo l'avremmo attaccato la torre di là. Lui però secondo me spreca l'elisir. Cioè, questo stregone non aveva molto senso. Raga, mi sa che ho sbagliato, perché gli scheletri non usciranno in tempo. Infatti, sono usciti in tempo invece. E adesso io ci riprovo qui, perché non credo che lui abbia la Valchiria ancora. Però potrebbe avercela benissimo. Vediamo un attimo. Sembra di no.
Anche se abbiamo acchiappato un po' di danni, ne abbiamo fatti abbastanza. Purtroppo è stato fortunato lui, perché col cucciolo di drago ci ha bloccato gli scheletrini. Per sbaglio, tra l'altro. Raga, adesso io vado un po'... Ecco, forse questo è l'errore che lo fa perdere, perché adesso io gli butto giù il cucciolo di drago. Gli dovrei buttare giù la mongolfiera ancora prima. Ah, allora, mi hai colpito, però penso che perderai, perché adesso tu vai con l'orda di scheletri. Io quella sto aspettando. Vabbè, ma comunque ti cade la torre, quindi perdi tempo a difenderla. Adesso noi attacchiamo a destra. Lui se ci butta giù la torre di sinistra non mi interessa proprio, lo dico tranquillamente. Avete visto come capisco bene. Però è di livello 5, è la carta, quindi non sottovalutiamola troppo. Ok, lui ha sbagliato moltissimo a giocare quella orda di scheletri. Con questa scarica abbiamo rallentato la torre e quindi arriviamo a fare danno con la mongolfiera, che riesce addirittura a dare due colpi. Bella, bella, questa è stata un'ottima giocata da parte nostra. Ora raga, dobbiamo difendere questo lato della torre. Difeso questo lato, Sparta in contrattacco malvagio. E abbiamo vinto, dai. Dai che ce la facciamo, ragazzi. Dai che ce la facciamo. Mi spiace, ma questo è l'erroraccio peggiore che potessi fare. Perché è vero, tu magari adesso mi butti giù la torre, tra l'altro non ce l'hai fatta. Ma che culo. Scusatemi ragazzi, ma veramente ce l'ha fatta di un millimetro. Scarica qui. E mi dispiace, ma è la tua fine. Non puoi batterci. E raga, anche questa è una bellissima vittoria. Bella partita. Non dico buona fortuna, perché comunque se l'è giocata. Pollo grigio distruttore più totale, ragazzi. Forse ancora di più che nel video precedente. E siamo a 1745. Mamma mia, assurdo. Assurdo. Tra l'altro, come siamo messi nel clan? Penso che siamo arrivati... non siamo più ultimi, no? No, no, siamo sempre ultimi, purtroppo, va bene. Ma tempo al tempo. Apriamo il nostro bove della corona sperando ci dia non poche soddisfazioni. Ok, due gemme. Abbiamo sbloccato il mortaio. Ragazzi, quando escono le gemme del bove della corona è molto improbabile che vi esce una leggendaria. O carte epiche, cose così. Sette scarica, non male. Valchiria per 5, non male. 38 goblin lancieri che possiamo andare a potenziale. E io sinceramente valuterei di prenderli e potenziarli. Sì, potenziamoli. Tanto 400 non è niente. E in questo modo ci avviciniamo leggermente al livello 6, vedete? Ragazzi, giocare con Pollo Grigio mi diverte tantissimo. E mi dispiace di potervi regalare un solo episodio oggi, ma ogni canale ha dei ritmi. Perciò io vi... caricherò solo questo video oggi che voi lo state vedendo, ma per mia gioia mi metto subito a registrare un altro episodio, perché per varie esigenze personali devo bilanciare gli spazi di tempo per dedicarmi a YouTube. Olè ragazzi, io mi tolgo un attimo le cuffie per fare una piccola pausa di qualche minuto prima di ricominciare a registrare l'altro episodio, perché lo voglio registrare subito. Ci stiamo divertendo veramente tanto su Pollo Grigio, abbiamo fatto un solo off-camera e siamo oltre l'arena 6, quindi veramente cose dell'altro mondo che non mi sarei mai aspettato io. Sono felice se anche voi siete entusiasti per quello che stiamo realizzando. Il traguardo dei 3000 trofei è sempre più vicino, ci stiamo avvicinando con i tempi giusti, anzi credo che stiamo andando fin troppo velocemente, infatti mi preparo a un prossimo off-camera. Credo che ce ne saranno almeno altri due prima di arrivare a 3000, se siamo fortunati uno, andando un po' più sul realismo altri tre, vedremo. C'è solo un modo per scoprirlo ragazzi, continuate a seguire la serie. Insieme a me, un ragazzo che cerca di dimostrare qualcosa che gli altri non vogliono sentire su YouTube, così come nella vita in generale, ovvero qualcosa di scomodo. Che Royal è un gioco alla portata di chiunque sia disposto a impegnarsi a livello mentale, con tanta determinazione, tanta passione, e che non è necessario neanche pagare per arrivare lontano. Pagando, diciamo che uno ha quel bonus di velocità in più, che però non è sempre necessario, come potete vedere. E questa realtà non è gradita a molte persone, che non sono disposte a impegnarsi e pretendono lo stesso i risultati. Ma io qui, in questa sorta di piccola scuola di Royal che ho sul canale, spero di avvicinare sempre più persone a questa mentalità basata sull'umiltà, quindi accettare la complessità di Royal e la determinazione e l'impegno di mettersi in gioco e di ascoltare le tecniche e soprattutto di non stancarsi mai di imparare. Quindi ci vediamo in un prossimo video ragazzi, e non dimenticate mai, sic parvis magna. Bring me out, come and find me.